una fonte di vita. Chi beve l'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. Giovanni, capitolo 4, versetto 14. Molti soffrono di malattie dell'anima molto più che di malattie del corpo e non trovano sollievo finché non si avvicinano a Cristo. Fonte di vita. Cristo è il potente guaritore dell'anima malata a motivo del peccato. Se abbandoniamo Gesù, non abbiamo nulla a cui aggrapparci. La grazia infinita sgorga dalle sue benedizioni per tutti quelli che sono assetati, che vengono a dissetarsi da Lui. Chi cerca di dissetarsi alle sorgenti terrene avrà sempre sete. Gli uomini sono sempre insoddisfatti. Anelano a qualcosa che soddisfi le esigenze dell'animo. Solo Cristo può rispondere. Il mondo ha bisogno di Lui. La grazia divina, che solo Lui può elargire, è un'acqua viva che purifica, rinfresca e fortifica lo spirito. Chi ha gustato l'amore di Cristo vuole gustarne sempre di più, ma non avrà bisogno di altro. Le ricchezze, gli onori, i piaceri del mondo non lo attrarranno più, ma cercherà una maggiore conoscenza di Cristo. Colui che svela all'essere umano le sue necessità desidera placare la fame e la sete. Tutti i mezzi umani verranno a mancare, le cisterne si svuoteranno, le sorgenti si inaridiranno, ma il nostro Redentore è una fonte inesauribile. Il credente in cui Cristo dimora ha in sé una fonte di benedizione, una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. A questa fonte può attingere forza e grazia per tutte le sue necessità. Chi ha bevuto dell'acqua della vita diviene egli stesso una fonte di vita. Colui che ha ricevuto dona. La grazia di Cristo è per ogni spirito come una sorgente del deserto che sgorga per tutti, per offrire acqua viva a coloro che stanno per morire.